Allora, il problema è pratico e concreto e quello che ha fatto vedere prima è un'ovvietà, una presenza, cioè un'evidenza chiara. Purtroppo questo vaccino ce lo aspettavamo perché addirittura anche la stessa malattia, la stessa guarigione non garantisce sul lungo periodo una risposta immunitaria, come per altre infezioni che danno invece per il morbillo una copertura per la vita, perché ci sono persone guarite che cominciano a riammalarsi. Quindi il vaccino dà, e lo abbiamo visto per tutti i vaccini, una protezione più limitata nel tempo e meno efficace dell'infezione naturale. E sul Covid e sul coronavirus, anche quelli che già conoscevamo, perché ci sono dei coronavirus che fanno parte delle forme semi-influenzali, avevamo già visto questa situazione, quindi il fatto di reinfettarsi con questi coronavirus durante la vita. Posto questo, quindi non mi stupisce che il vaccino abbia una durata non lunghissima. Dal punto di vista pratico, che dire, a fronte di quell'evidenza, e io concordo con quel dato del gambero, cioè del fatto che rispetto ai nominali c'è una oggettiva riduzione della risposta, l'aspetto pratico di sanità pubblica, dell'organizzazione, della facilità, è impossibile per esempio fare un test sierologico a tutti, posto anche che non abbiamo una certezza del valore, non c'è ancora Esatto. la stina per definire chi è protetto e chi no. Poteva essere una soluzione, ma teorica, ma sui grandi numeri che dobbiamo ottenere, il dato del 6 mesi che deriva da diverse osservazioni, per esempio in Israele e anche in altre nazioni che hanno già realizzato, avendo avuto la possibilità Di di vaccinare anticipare prima. questa cosa, ci dà l'idea che tutto ciò vada fatto, così come l'opportunità anche per i piccoli, che è vero che hanno meno effetti rispetto ai loro nonni dal Covid, ma comunque sia hanno anche loro, in un per cento dei casi, il long Covid, tutta una serie E di poi sono aspetti un che ci veicolo, no? dicono. Oltre a E poi sono un questo. veicolo. Qui c'è un Ok. interesse della comunità rispetto a un'evidenza comunque di efficacia e soprattutto di evitamento degli eventi gravi. Quindi i colleghi pongono dei distinguo, ma ritengo che in questa fase davvero il messaggio deve essere: facciamoci questo benedetto richiamo in Messaggio deve questa essere: fase. guardate il gambero e decidiamo se il gambero ci piace, se non ci piace. Allora dobbiamo fare la terza dose. Mi pare È un che fatto questo dovrebbe essere la di. comunicazione. Esatto, è un fatto di precauzione rispetto a quello che sarà un colpo di coda che dobbiamo immaginare non piacevole. Nelle altre nazioni, in quelle che hanno vaccinato poco o in quelle come l'Inghilterra che hanno vaccinato abbastanza, anche se poi Sì. non si sono, come dire, lanciate rispetto a un risultato come il nostro, quello della Spagna e del Portogallo, e che soprattutto hanno aperto. Quindi l'elemento importante però è rimarcare che non c'è solo la vaccinazione, ma dobbiamo continuare a usare quel nuovo Quelle misure che galateo. abbiamo imparato ad Questo usare, che spesso invece abbiamo già messo ormai diamo un po' per nell'archivio e non va scontate, bene. ci si Alessio? stupa.